Ciao a tutti, benvenuti al nostro sesto appuntamento insieme. Per la lezione di oggi vi servirà solo il tappetino e una bottiglietta d'acqua, in quanto sarà interamente a corpo libero. Il format sarà un pochino diverso dal solito, ovvero faremo una mobilità barra potenziamento un po' più lungo per poi andare a fare un unico circuito composto da esercizi e vedremo dopo. Cominciamo! Seduti, gambe crociate, avvicino l'orecchio alla spalla, torno, cambio. Da qui, mani sotto le spalle, ginocchio sotto le anche, inspiro dopo, butto fuori l'aria in alto, e ancora inspiro, espiro, inspiro, espiro, ultimo, inspiro, espiro, schiaccio, faccio una dopo, torno avanti, tieni in linea, dietro. Ancora avanti, dietro, sopra, dietro, l'ultimo, dietro, scivolo completamente a terra, mani al petto, prendo aria, butto fuori il stendo, poi i piedi, lo rimbocco. Torno al centro, slancio la gamba destra verso l'alto. Rimango su, extra ruoto l'anca, piego, bene. E porto la gamba avanti, molletto. Le mani sul ginocchio, stabilizzo, braccio
mani sul ginocchio, piego la gamba tesa, spingo, su, piego, su, piego, su. Rimango su, mani a terra, gamba dietro, vado su fianchi, gamba dietro, cambio gamba sinistra, slancio. Rimango, extra ruoto, piego esterno. Immagino di avere il mento su una tavola, giro a destra, portando il mio volto il piede sinistra. Ma mi aspetto, di nuovo prendo aria, butto fuori di sempre. Da qui passo la mano destra al polso della sinistra, la spalla spinge e mi prendo il piede destro. Giù e cambio lato senza scendere. Mani a terra, poi i piedi, stacco, rimango qui, scendo uno, su, due, su, tre, su, mi carico, cambio indietro, rimango qui, creo spazio. Rimango al centro, creando aria. Butto fuori, quindi da qui, sempre posizione di qua, scendo, salto, scendo, salto, scendo, salto, ancora due, ultimo, cammino avanti, slancio, giù, su, giù, su, giù, su, giù. In arco, punto, di nuovo dietro, di nuovo chiudo e di nuovo cammino, destra e sinistra. Gamba destra su, piccoli verso l'alto. E da qui, ginocchio, sfiora il gomito destro,
Ancora. Con la mano destra e la gamba sinistra, mi tocco con la mano il ginocchio, tengo, due, tre, quattro, cinque e cambio, tengo, avvicino, allontano. Prima il nostro circuito sarà composto da 6 esercizi che ripeteremo per 4 volte. Il primo esercizio è uno squat più un affondo. Quindi parto dalla posizione di squat, giù, su, affondo dietro, torno di nuovo, squat, su, cambio gamba. Questo lo ripeteremo per 5 volte, ovvero 5 sequenze. Dopodiché vado sul tappetino. Plank sui gomiti, da qui sale destra, sale sinistra, scende destra, scende sinistra, cambio braccio, su, su, giù, giù e lo ripeteremo 6 volte. Super serie per l'addome, da qui in giro chiudo lo sterno all'ombelico, quindi elimino la curva lombare, ovvero la mia mano non passa assolutamente sotto la schiena. Stacco le gambe, faccio a lungo i fianchi, chiusa. Stendo una gamba, se sto comoda, stendo anche l'altra. Se continuo a essere comoda, braccio dietro. Se in una qualsiasi di questa posizione perdo la schiena, rimango nella posizione precedente. In ogni caso staremo 20 secondi in tenuta che conterò io. Se fate una gamba alla volta potete fare 10 secondi gamba destra, 10 secondi gamba sinistra.
se a un certo punto siete stanchi e vedete che state perdendo la tecnica, ovviamente passate alla posizione precedente senza problemi. Il terzo esercizio sarà una combo. No, questa via è il quarto, vabbè, fa niente. Vabbè, mi sono capita da sola. Quindi è un movimento animalesco che fa lezioni con me, sa che mi piacciono tanto. Sto bassa, posizione di squat, vado verso destra, quindi mani, passo, punto davanti a me, salto, torno indietro, passo laterale, su. Il primo giro lo faremo una volta sola, il secondo giro due volte, il terzo giro tre e l'ultimo giro quattro. Quinto esercizio. Mi posiziono davanti al batterino, stacco una gamba, mi chiudo, scendo, 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 spingo forte sulla gamba contro la terra, torno su e ancora scendo su, sei volte per gamba. Ultimo esercizio, i nostri amati burpees, ne facciamo solo 5. Squat, mani, giù, push up, piedi vicino alle mani, squat up. Quindi partiamo con il nostro primo giro, posizione di squat, scendo, su, affondo, squat, affondo. Andiamo. Chiudo, batto i piedi, prendo una gamba, mi tocco da l'altra, braccio dietro. Ovviamente se sentite tensione alla schiena passate alla posizione precedente. Pronti per la nostra sequenzina? Quindi primo giro, una volta sola. Scendi qua, girato, avanti, su, due. Primo giro è facile. Io partirò con la gamba destra sollevata, sono 6 per gamba. Chiudetevi bene quando scendete, ancora 3. Cambio gamba. Sono solo 5. Posizione di squat, giù, ragazzi. Partiamo con il nostro secondo giro. Ricominciamo dagli squat con la sempre 5 volte.
quindi per la nostra morsa addominale. Lancio sui gomiti, sul destra, sul destra, sul destra, in cambio. Quindi questa volta la sequenza la faremo due volte. Mi preparo, di lato, torno, ancora. In piedi, sciogliete. Pronti per gli spacchi a una gamba. Sono sempre 6 per gamba. Cambio gamba. Esercizio, nostri amatissimi burpees. Io odio anche. Ci siamo? Sono solo 5 e via. Dell'opera, mi vede, riposatevi un attimo, poi partiamo con il terzo giro. Siamo? Dai, proviamoci sto terzo giro di torno. Oggi sono stata cattiva, è vero. Pronti? Ricominciamo da squat e affondi. Sempre 5. Giù, a terra, in posizione, stendo una gamba, stop,
Quindi terzo giro, 3 volte. Ci siamo? Vi giro la testa, fermatevi prima. Giù. Pronti? Affondi una gamba, 6 per gamba. Cambio gamba. Burpees, sempre 5, cioè sono i penultimi, lo dico a voi ma in realtà andiamo lo stesso. Via. Stop. Basta ragazzi, ultimo giro, poi facciamo il nostro consueto stretching. Riportiamo da il squat. Affondo. Giù, schiena a terra, ultima ollo del giorno, chiudo, stendo, piedi, quindi quarto giro, 4 volte. 1, 2, 3, 4. Ultimi 2 esercizi, stacchiamo la gamba e burpees. Sono sempre 6 per gamba. Cambio gamba. E su, ultimi burpees,
poi ci allunghiamo. Sono sempre 5. Vedete? E poi accomodatevi sul vostro tappetino. Allora ragazzi, ci accomodiamo con la schiena a terra, ginocchio al petto. Da qui prendo aria, butto fuori il fiato. Rilasso, lo ripeto. Porto la gamba al petto dal lato opposto, porto verso il braccio dietro. A cavallo gamba destra su gamba sinistra, giro le caviglie. Lascio a cavallo il piede e cavallo a bucetto. Lascio
anche oggi. Ci vediamo alla nostra prossima lezione insieme. Un bacio a tutti.